Ciao Franz, allora, una sconfitta pesante, ma non tanto per il risultato, si può sempre perdere, ma perché il Piacenza è ritornato a quello all'inizio del campionato, senza le certezze che nell'ultimo mese, secondo me, aveva acquisito e aveva dimostrato di saper giocare a calcio. È mancato un po' tutto. Sì, è una partita che è un dato di fatto, questa squadra non sa vincere le partite sporche, ma non sappiamo neanche portare a casa il risultato a volte che va bene, cosa differenza molto dal recente passato. Una squadra che o tiene ritmi e gioca o crea occasioni, comunque fa quello che sa fare, altrimenti è difficile che porti a casa dei punti. Questo è una cosa molto negativa per una squadra che vorrebbe stare davanti. E sì, questo è un limite, perché non puoi pensare di fare un campionato e giocare ai 1000 all'ora con qualità di intensità. Oggi tutti sotto ritmo, ma poi c'era anche un nervosismo a un certo punto, secondo me è strano, perché vieni da una bellissima vittoria, meritata all'ultimo minuto. Ma tu hai avuto qualche segnale in settimana strano? No, assolutamente. Ma no, il nervosismo è aumentato, è stato più dopo l'episodio del rigore più che altro. Prima squadra, ma ho visto subito, ma primo tempo tutto sommato, poi siamo riusciti anche a... siamo arrivati tante volte in area, abbiamo sbagliato spesso l'ultimo cross, l'ultimo passaggio, siamo mancati di più nel secondo, anche se nel primo comunque hanno fatto qualcosa di più loro, ma è una partita che senza l'episodio probabilmente era indirizzato quello che ti dicevo prima, sul pareggio, e una squadra come la nostra doveva riuscire a portare a casa il massimo che era della giornata. Però oggi probabilmente il massimo era il pareggio. Però mister, oggettivamente abbiamo visto tante palle perse anche prima dell'episodio del rigore. Sì, no, ma infatti sto dicendo, sì, palle perse, ma non da nervosismo, imprecisione. Oggi la squadra, sia dal punto di vista fisico che qualitativo, che di spirito, non era quella delle ultime 5 partite, come abbiamo detto, ma, ripeto, è impensabile, nessuna squadra riesce a farlo, però la capacità di portarla a casa, ripeto, anche una partita che nonostante tutto era indirizzata sul pareggio, no? È a forza di una squadra, si vede anche lì. In questo momento noi questo ci manca, e anche in modo molto evidente. Cosa sta succedendo a Nicco, che non è più quel giocatore di quell'intensità, di quella cattiveria, di quella corsa che è sempre stato? No, oggi era pari degli altri, non ha fatto nessuno nemmeno quello degli altri. Domenica scorsa è rimasto fuori anche per il discorso dei giovani, però insomma non è una questione di inizio, è una questione che, ripeto, avevamo dato continuità nelle prestazioni, pur nella sconfitta di San Benedetto, che è una sconfitta talmente diversa. Oggi non siamo riusciti, ripeto, a tirar fuori il massimo da quello che era la partita, quello che dovevamo fare oggi. Rammarica quello, una partita che vedi che non riesci, e ci può capitare, che te l'hanno ancora, perché l'avversario era in condizioni tipo da ultima spiaggia, ha messo tutto quello che doveva, si è limitato tantissimo, e quando non trovi queste situazioni devi essere bravo a fare in un'altra maniera, perché non è sempre facile riuscire a far gioco e a crearsi sempre tante occasioni. Quindi la nostra capacità deve essere quella, se non abbiamo questa capacità, ripeto, un limite che può costare tanto in termini di punti. Mercoledì si gioca subito una trasferta sulla carta molto più complicata di questa, forse è meglio così giocare subito. Sì, ma complicate tutte le partite, ripeto, io non so se qualcuno sottovaluta Pesaro, Fano, Gubbio, ma c'è da sottovalutare poco, c'è da prendere tutto al massimo. Per altri almeno sappiamo che è una squadra totalmente diverso della Vis Pesaro, però di magari meno intensità, però tanta qualità, quindi avremo delle altre situazioni a tener conto, ma credo e spero in un riscatto dal punto di vista del gioco e del risultato. Cosa dirai ai tuoi ragazzi per insomma ripartire immediatamente? No, dobbiamo adesso, non è una settimana normale in cui puoi fare un'analisi, la faremo veloce cercando di giocare qualche tasto, ma quando ci ritroveremo domani sei già 2 giorni dalla partita, quindi c'è poco da dire, c'è da mettersi alle spalle tutto e tirare fuori il carattere e fare un'altra partita sulla scia di quelle precedenti.